sull'internet. Prima non era possibile, dobbiamo pensare a 3 anni fa, che le pagine erano tutte grigie con il testo in bianco, il testo in nero e basta. Adesso quindi si può spettacolarizzare molto? Sì, si possono veramente fare dell'animazione, dei filmati, suono, per cui diventa molto più multimedia che delle pagine statiche come è stato prima. Lei viene da una cittadina tra Amsterdam e L'Aia e trova lavoro a Milano in Italia, come mai? E dopo l'accademia in Olanda e ho avuto delle possibilità di lavoro e di studi qui a Milano, diciamo questo è stato 9 anni fa, ho preso questa possibilità e sono rimasto qui per tante altre possibilità di nuovo. Quindi in Italia c'è molto lavoro nel settore informatico, nel settore di internet? Sì, c'è molto lavoro, diventa sempre di più e di più. L'internet diventa oggi come oggi più importante anche per le società, anche le società piccole, ormai diventa uno strumento di lavoro. Lei quale tipo di sviluppo vede con internet nel mondo? In che modo internet potrà, per esempio, eliminare le grandi differenze tra i ricchi e i poveri del mondo? Pare che internet invece queste differenze le accentui. Diciamo l'internet potrebbe portare le persone più vicine uno all'altro e, con dei strumenti di internet si possono comunicare più pari di risolvere problemi del mondo, della povertà, della fame, eccetera. Non so se internet basta a risolvere. Non c'è quello della fame e della povertà, ma quello dell'uguaglianza proprio. Sì, sì, senz'altro, senz'altro. Ha rapporti con la Sardegna oppure la Sardegna è un mondo lontano per lei? No, anzi, lavoro molto con la Sardegna, con vari clienti sull'isola. Ci passo parecchie volte all'anno in Sardegna per trovare questi clienti. Come si crea un sito internet, una pagina internet, per esempio, per la cucina milanese e per la cucina sarda? A quali risorse grafiche lei farebbe affidamento? Per sottolineare la differenza, diciamo la cucina milanese è diversa da quella sarda, per cui si possono usare i vari ingredienti e la cultura di questa cucina per proprio differenziare i due siti, diciamo, graficamente. Lei fa acquisti soltanto cash alla cassa oppure con la carta di credito oppure fa acquisti anche by internet? Anche tramite internet, perché per alcune cose conviene farlo tramite internet, è molto più veloce. Per che cosa, per esempio? Dei libri sui computer o sull'internet. A Milano è ogni tanto difficile trovarli, invece negli Stati Uniti si può trovare, costa meno, entro una settimana o 4 giorni arriva il libro e qui ci vogliono mesi prima che arriva, se arriva. Il commercio elettronico, come lo chiamava lei ingegnere, il commercio elettronico con internet, io da poco ho comprato un maglione di ottima lana islandese, è arrivato in 11 giorni, queste sono le fatture, pagato con la carta di credito, un'esperienza bellissima. Sarebbe molto bene che la Sardegna vendesse nel mondo in questo modo. Piccole aziende crescono. Un'altra azienda, Mauro Pili, il nome è Scelta. Sì, che cosa è Scelta? Vorrei portare una piccola testimonianza in questo senso, proprio per i vantaggi di internet. Noi siamo stati allo SMAO diversi anni fa, nel periodo prima che internet avesse grande successo, per presentare un programma e devo dire che ci ritenevamo soddisfatti di essere riusciti a vendere un po' in tutta Italia questo software. Con internet le cose sono proprio cambiate di ordine di grandezza. L'anno scorso abbiamo venduto alla Telecom svedese un servizio informativo in svedese, premesso che noi di svedese non conosciamo niente, sul calcio. È un sito, si chiama Rete, è stato recensito anche su New York Times, è entrato su PC Magazine nelle top 100. Tutto il contatto, tutta la realizzazione, lo sviluppo, la traduzione di un glossario, perché praticamente sono 200.000 pagine realizzate in diverse lingue, realizzate attraverso un glossario di circa 2.000 parole. Il glossario è stato tradotto dagli svedesi e ne abbiamo realizzato un sito sul calcio
aggiornandolo. Realizzato qui a Cagliari, con quanti dipendenti, scusi? Noi siamo 11 praticamente, tra... Una squadra di calcio, giusto. Senza riserve però. Abbiamo realizzato le pagine. Il futuro vostro qual è? Il nostro futuro sicuramente è internet, assolutamente su tutto. Continuiamo a essere una società, una software house, quindi continueremo a utilizzare il software per realizzare siti e servizi. Però sicuramente, appunto come dicevo prima, la possibilità di arrivare fino alla firma di un contratto con gli svedesi, vedendoli solo il giorno, perché hanno preso un aereo, sono arrivati, li hanno firmato, siamo andati a pranzo insieme, sono ripartiti. Io penso che soltanto internet possa... Quindi lei rispetto a 5... Sì, lo stesso sito è adesso viene... è disponibile per la Telecom, realizziamo statistiche, diversi servizi per Telecom italiane. Quindi rispetto a 5 anni fa, che clima informatico vede in Sardegna lei oggi? C'è più attenzione o più disattenzione, menefreghismo? Sicuramente, non per dire la solita frase, però internet è un'opportunità che nessuno dovrebbe farsi sfuggire, perché azzera tutte le distanze. Elimina i problemi e cambia veramente le prospettive e le regole. C'è anche io chi vedo in questo entusiasmo. Settore, scusi, ha creato la scuola informatica, l'Informatic School, l'ha creata Roberto Alba. Quanti siete? Siamo 2 dipendenti più 2 collaboratori. E quanti alunni avete? Quanta gente va a imparare? Allora, diciamo che la statistica potrebbe essere così riassunta. Una fascia media dai 20 ai 25 anni. Diplomati, poi abbiamo un'altra fascia di utenti che va dai 30 ai 40, sono sempre diplomati, la maggior parte, il 90% è diplomata comunque, e gente che comunque conosce già il computer e vuole approfondire determinati argomenti. La difficoltà che noi abbiamo è nel proporre formazioni più avanzate. Cioè la richiesta che ci viene fatta è essenzialmente un'informatica di base, quindi per chi inizia chiaramente, con i soliti pacchetti, Windows 95, Office, del computer. Perché questa è la richiesta principale. Chi ci chiede programmazione avanzata, linguaggi C++, eccetera, molto poca. E noi la pubblicizziamo uguale, cioè non è che ci siano, la nostra offerta sia diversa, però evidentemente ciò che il mercato chiede qui, le piccole aziende, la piccola realtà, a cui noi chiaramente dobbiamo indirizzare la formazione, che non possiamo fare formazione di un certo livello quando poi chi ci chiede qualcosa è di un altro tipo, è a questo livello. Ho soltanto 2 minuti, 30 secondi a Francesco Lippi. Di che cosa c'è bisogno per cambiare le teste in questo settore della società dirigente sarda? Io credo che ci sia necessità semplicemente di avere più coscienza di quelli che sono i reali problemi. Tra le altre cose, si parla tanto di lavoro, si parla tanto di questa preannunciata conferenza sul lavoro. Credo che oggi si sia toccato un tema che probabilmente potrebbe risolvere tanti problemi sul lavoro. Fabrizio, a te 10 secondi perché sei un mio amico e mio collega. No, io volevo solo dire, Mauro Pili, il suo programma, il suo software rete ha milioni di visitatori, cioè quando lui dice top 100 vuol dire che il suo sito è fra i 100 più visitati del mondo. Mario, via, che per cosa è stato creato? E come? Ha iniziato a girare inizialmente? Su video online. Su video online. Quindi naturalmente, siamo tutti, ma non va online, tutto, questo è innegabile. Tutti qui dentro, molti quantomeno. Di Pietro Zannarini, di che cosa ha bisogno la Sardegna in questo settore? 10 secondi davvero? Ma, ci sta pensando troppo? No, non è che ci sto pensando troppo, voglio dire... di investire il più possibile e capire che investire, per esempio, questo però non è un problema serio, è un problema anche dell'Italia, investire in ricerca, per esempio, è un investimento che andrebbe decuplicato. 10 secondi, Nicola Grauso, perché ho la pubblicità. Ha bisogno di pochissimo, veramente, veramente di poco, veramente di poco. Creatività, intelligenza, 2 scelte. E poi quella parolina che abbiamo usato tanto oggi, velocità di decisione. Sì, sì. Grazie a chi ha seguito questa puntata di Facciamo i Conti. Adesso il Videolina vi presenta Parola d'Onore con Andrea Frailis. La settimana prossima ci vediamo, siamo sotto Pasqua e parliamo naturalmente dell'industria più importante della Sardegna. Parliamo di turismo a giovedì ore 21 da Videolina. Grazie a tutti e arrivederci. Buonasera.
Questo programma è realizzato in collaborazione con Banco.